Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: il giovane imprenditore non ha apprezzato la nomination del suo compagno di avventura e lo affronta in un duro faccia a faccia. A poche ore dalla fine della diretta arriva lo scontro tra Titani, Antonino Spinalbese e Charlie Gnocchi. Charlie cerca di affrontare l'imprenditore che si mostra schivo nei suoi confronti. Ti ho votato perché non parliamo più negli ultimi giorni. Antonino non vuole sentire ragioni e cerca di evitare qualsiasi giustificazione da parte del suo compagno. Non voglio parlare con te, afferma nervoso il VIP. Il comico cerca di far ragionare il suo compagno e ribadisce la motivazione che lo ha spinto a fare il suo nome durante le nomination. Non mi è piaciuto il modo in cui hai trattato Nikita, afferma diretto. Antonino non ci sta e lo accusa di essere accondiscendente e vittima degli applausi del pubblico. Vista la polemica tra Eleonora e Nikita per Antonino, il comico sapeva che sarebbe stata una motivazione che avrebbe trovato il consenso da parte del pubblico e ha preferito votare un amico piuttosto che deludere le aspettative dei telespettatori. A questo punto alla discussione si intromette Pamela che si espone mostrando il suo disaccordo nei confronti di Charlie. Un amico non si nomina, afferma saggiamente la showgirl. Il comico non si sente compreso, si sente attaccato dai suoi compagni e quindi preferisce mettere un punto al dialogo e andare via. Azione che però crea ancora più tensione perché Antonino lo accusa di non saper avere un confronto e di avere atteggiamenti infantili, e, puntando il dito contro il suo compagno, lo definisce un furbo giocatore. Antonino è senza freni e si scaglia ancora di più contro il suo compagno definendolo un moralista poco leale. Quelli che mi dicono che non hanno più fiducia in te hanno ragione perché ti stanno capendo, afferma l'imprenditore puntando il dito contro Charlie. Tra i due VIP toni si alzano a dismisura, la rabbia e la delusione di entrambi è decisamente palpabile e non si riesce a ripristinare equilibrio e serenità. Come si evolverà il diverbio? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.